squadra della mia città va molto forte e piacere mi fa. Nessuno ormai la fermerà e il campionato essa vincerà. Gloria avrà ed il successo le arriderà. In tutti i campi dove andrà, tante vittorie ci conquisterà. Incontriamoci con i protagonisti del grande campionato della Cremonese. La parola al presidente Luzzara. Un campionato di calcio oggi non nasce più solo dall'entusiasmo o dalla passione. La società è divenuta una grande organizzazione che deve muoversi con criteri manageriali in un mondo che ha regole precise da rispettare. Senza osservare queste premesse, ogni campionato diventa un'avventura. Un salto nel buio. Noi abbiamo costruito la Cremonese in molti anni di lavoro, senza compiere mai il passo più lungo della gamba, e gli attuali risultati sono il frutto di una simile impostazione. Naturalmente mi ha sostenuto tanto amore per i colori grigio-rossi e, se permettete un riferimento personale, anche per mio figlio, un grande appassionato grigio-rosso al quale dedico le nostre maggiori affermazioni. Ed ora la parola al vicepresidente, signor Viglioli. Spesso i giocatori vengono considerati come delle macchine. Si gira una chiave e girano più la svelta. Ma non è così. Sono uomini con le loro passioni, le loro paure, i loro sentimenti. La Cremonese è stata e sarà grande finché riuscirà ad essere una famiglia come è oggi. Io mi sono adoperato per migliorare sempre di più questo clima, dal quale dipendono tutti i risultati. Ed ora l'allenatore, signor Angeleri, entra nel discorso tecnico. Nessun risultato si può conseguire senza un grande e costante impegno. È quello che ho chiesto alla Cremonese fin dal primo giorno che ho preso in consegna la squadra. Abbiamo così ottenuto quella continuità di rendimento che è la promessa per un grande campionato. Naturalmente ho anche avuto la fortuna di avere a disposizione tante brave ragazze. Ed ora a voi, Capitan Sironi. Sono giunto alla Cremonese verso la conclusione della mia carriera calcistica. Avevo provato il caldo clima di entusiasmo del sud e quello del nord, ma a Cremona ho trovato qualcosa di nuovo, la stima, la considerazione per il mio lavoro di calciatore.
ora la parola al bravo Cesini. Ho trascorso un'intera carriera alla Cremonese. Ho anche ricevuto qualche proposta per lasciare questa società. L'ho sempre rifiutata perché qui ho trovato un ambiente che ha rispettato la mia personalità di uomo. È quello che ho sempre detto ai molti giocatori che magari erano reticenti a passare in difesa dei nostri colori. Poi però tutti si sono trovati d'accordo con me e non c'è nessuno che lasci la Cremonese senza rimpianto, senza cordiali ricordi. Non vorrei essere sentimentale, ma è solo su un rapporto umano, aperto, tra dirigenti e giocatori, che si può fondare un club efficiente. Me ne sono reso conto nei momenti difficili, quando sembra che il terreno ti crolli sotto i piedi. È proprio in questi casi che ho trovato solidarietà e comprensione. Per questo la Cremonese è sempre risorta. Voglio ricordarlo in un momento di gioia, anche perché è bene non dimenticare che non mancheranno altre difficoltà e solo conservando questa maturità, questo senso di responsabilità, potremo superarle in modo altrettanto positivo che in passato. Per il club grigio-rossi vi parla Mantovani. Siamo arrivati a un traguardo prestigioso che abbiamo rincorso da ben 26 anni. È giunto nel momento più felice e più esatto. Ora spero che per tutti gli sportivi e gli enti cittadini questo passaggio alla Serie B sia un traguardo da mantenere e da difendere. Ed ora la volta di Cesare Caracciolo, presidente del club grigio-rosso Ariston. È da molti anni che aspettavo questo momento. Ed ora sono molto felice perché finalmente il pubblico di Cremona e provincia avrà la sua squadra in Serie B. Cremone, ale, ale, ale. Cremone, noi tutti siamo con te. Grigio rossi, è grande il vostro.